Chucky. Ecco qua. Amore! Ciao! Per voi un giretto tranquillo in famiglia primaverile. Andiamo ai prati dell'Armentara. In macchina si può raggiungere l'habitat di Valgiarai, che è questo qua, parcheggio là, e poi si sale per la stradina sterrata. Ecco che i larici iniziano a fiorire, se si può dire fiorire. Ecco una bella caratteristica: pigna di larice femmina, pigna di larice maschio. Perché una su una giù? Perché i maschietti iniziano ad impollinare la femmina, quindi è il contrario dei mammiferi, dove il maschietto sta in su. Fra moglie e marito non metterci il dito. I prati dell'Armentara sono favolosi a primavera perché c'è una varietà di fiori, iniziano a sbocciare, fantastica. Siamo ancora nel periodo dei tarassachi. Tarassachi. Vedete, di leone. Questo fiore qua, in lingua ladina, le chiamiamo Clis de San Pire. Letteralmente tradotto sono le chiavi di San Pietro. Infatti andiamo verso il Santa Croce, che è un po' come accedere al paradiso. Alle bel fiori, fragoline di bosco. Ah, ecco, Gabriel ha detto una cosa giusta: non mangiamo queste vicino al sentiero perché i cani fanno la pipì. È così. Leggi anziane. Là in fondo, sulla Gran Rissa, si potrebbe ancora sciare, anche sulla Pista Altin. La marmolada sullo sfondo, bella imbiancata. L'altipiano della Gardenaccia, anche con neve. Se non volete avere problemi di respirazioni o quant'altro, qua abbiamo un formicaio. Cosa bisogna fare? La mano, battere 3 volte. Adesso tutte le formichine faranno pipì sulla mia mano perché vedono un pericolo. Dopo aver atteso un po', prendete, annusate. Ma dov'è? Origano. Origano, ok, per lui è origano. Beh, la pipì di formiche ti apre tutto. E adesso mai più raffreddore. Si sente il cuculo. Hai soldi in tasca? Lo sai che se quando senti il cuculo hai soldi in tasca, vuoi dire che hai soldi tutto l'anno in tasca? Vorrei passare. Ecco, no, nessuno con soldi in tasca.
queste sono le nostre piccole brevi passeggiate primaverili. Quanti pupi! Ti regalo la collanina di caviale. C'era, c'era, c'era! Ecco, qua siamo nel laghetto più in basso ed ovviamente sono già nati i girini dalle uova dei ranocchi, mentre più in alto c'erano solo le uova. Si cosa? Guardate l'ape piena di polline, è tutta gialla. Gioca la chira su di te. Renale, lascia tu me giunto. Bene, come vedete i prati dell'Armentara è come un orto biologico, pieno di biodiversità, visto che la parola bio è così alla moda, è tutto bio, bio, bio. Eccoci, siamo di nuovo ritornati a Valgiarai, alla fine poco più di 4 km, per noi 2 ore e un quarto di camminata, ovviamente su e giù, calcolatene 3 ore. Spero che anche questa piccola passeggiata vi sia piaciuta. Vedete, non facciamo solo cose estreme, anche ogni tanto qualcosa alla portata di tutti.
Se volete più video di questo genere, basta che lo scrivete nei commenti.